Il Cefalù ospita al Santa Barbara l'Ares di Menfi per la nona giornata di campionato di promozione. Dopo quattro sconfitte consecutive, la squadra cefaludese cambia l'allenatore. Al posto di Orlando ritorna Pino Minutella e la cura di Pino Minutella ha fatto effetto. Il Cefalù oggi ha giocato forse la migliore partita della stagione. In campo, nella squadra, molti giovani, ma stavolta hanno mostrato carattere e hanno giocato bene. Il Menfi di oggi è stato un po' sottotono e non è riuscito a concretizzare le azioni di attacco. Ma vediamo le azioni più interessanti della partita con le riprese di Giuseppe Di Vincenzo. Cefalù in maglia rossa, Ares Menfi in maglia bianca. Al 12° minuto, su calcio d'angolo del Cefalù, Sferuzza di testa sfiora il palo. 20° minuto, azione dell'Ares Menfi, è Russo che sulla destra supera un avversario, fa il cross ma Montalbano non aggancia. 24° lungo lancio verso Russo, ma c'è Fiducia che è costretto ad uscire. 26esima azione del Cefalù, e Sferruzza che prova il tiro da lontano, al portiere sfugge il pallone dalle mani, però poi riesce a riprenderlo. Si arriva al 40° del primo tempo, c'è un lancio verso Sferruzza al centro che supera un avversario, si presenta davanti al portiere, però appoggia sulla destra dove c'è Tralongo che di sinistro manda la palla in rete. Cefalù in vantaggio 1-0, 41esimo minuto del primo tempo. Per Tralongo è la prima rete con la maglia cefaludese. Al 45esimo, azione sulla destra del Cefalù, la palla va dentro l'area ma c'è un po' di confusione tra portiere e terzino, ma là il Menfi riesce a liberare, la palla viene raggiunta da Orlando, va in area ma viene atterrato da un difensore, per l'arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si porta Cangelosi, tiro parato dal portiere Avona. Il Cefalù spreca una grande occasione per raddoppiare. Dopo un minuto l'arbitro fischia la fine del primo tempo, le squadre vanno al riposo con il Cefalù in vantaggio per 1-0 con la rete di Tralongo segnata nel primo tempo. Si ritorna in campo e mister Minutella ci sembra abbastanza tranquillo e soddisfatto della prestazione della sua squadra. C'è un cambio nel Menfi, entra Turano al posto di Carovana. Primo minuto, la palla arriva a Tralongo che tira da lontano, la palla comunque è senza pretese. Quinto minuto, calcio di punizione di Campisi, colpo di testa di Calandrino, la palla si alza e finisce sopra la rete. Sesto minuto, angolo per il Cefalù, la palla spiove in aria e la difesa della squadra del Menfi rinvia, la palla arriva a Badalamenti con un tiro incredibile, manda la palla nell'incrocio dei pali e batte il portiere, 2-0 per il Cefalù. La reazione del Menfi, calcio di punizione di Calandrino palato a terra da Fiducia. Quindicesima azione molto pericolosa del Menfi, c'è un cross dalla destra, la palla arriva a Cirelli che tira, Fiducia respinge e poi arriva Turano che spara alto. Sedicesimo, doppio cambio nel Menfi, entra Ingargiola al posto di Pantano e l'allenatore Altamura al posto di Cirelli. 21esima azione del Cefalù, Tralongo appoggia sulla sinistra dove si trova Orlando, il quale perde un attimo il tempo e tira poi sul portiere. 28esima azione del Menfi, la palla sulla sinistra dove c'è Campisi che tira un diagonale, dall'altro lato un compagno manda la palla fuori. 29esimo, c'è spazio per un'azione spettacolare, Tralongo al centro, Sferruzza tentativo di sforbiciata. 30esimo minuto, la squadra del Menfi rimane in 10 uomini e Campisi che fa un fallo su un avversario, già era stato ammonito, l'arbitro estrae prima il cartellino giallo e poi il cartellino rosso. Subito dopo viene allontanato anche un dirigente per proteste. Siamo al 37esimo, cambio nel Cefalù, entra Liberto al posto di Orlando. Il Menfi sembra un po' sbilanciato in avanti e subisce i contropiedi del Cefalù, azione di Fazio verso Tralongo il quale tira alto. 40esimo, Cefalù in avanti, Cangelosi verso Fazio che si libera un avversario, entra in area, bel tiro e bella parata del portiere. Al 43esimo c'è una bella azione del Cefalù che viene interrotta però dall'arbitro, ci sembra in maniera sbagliata perché Liberto era in posizione regolare. In questa occasione Liberto verrà ammonito. Al 43esimo c'è l'ultimo tentativo del Menfi con un tiro di Turano che va fuori.
45esimo, nel Cefalù entra Vaiana al posto di Tralongo e l'arbitro assegna 5 minuti di recupero. 46esimo, Cangelosi lancia in avanti verticalmente verso Sferruzza, tenuto in gioco da Ingargiola. Sferruzza avanza e infila il portiere in uscita. È il 3-0 per il Cefalù. Dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro, signor Saputo di Palermo, fischia la fine dell'incontro. Il ritorno nella panchina del Cefalù di Pino Minutella è stato sicuramente favorevole. Risultato finale: Cefalù batte Ares Menfi per 3-0. Le reti al 41esimo Tralongo, al 6° minuto del secondo tempo Badalamenti e al 46esimo della ripresa Sferruzza. Abbiamo visto un Cefalù spumeggiante che adesso risale la classifica, il Menfi un po' in ombra. Alla fine della partita i giocatori del Cefalù ricevono meritatamente gli applausi del pubblico sotto la tribuna.